Benazir, alors la vête est à Stuben, à Ribestiro, à Viport, à Zocha, qui se trouve en Douizor, un rodion qui fait un coup partout, à Spelunca, à Liamon, et qui dit à plus grande intercommunalité, de Gorsiga, qui a 33 communes. C'est-à-dire, on a parlé d'économie, de culture, à Marino, d'ambiance, et pourquoi, à Dugoumé, Tchetché Buto, qui dit un habitant de Zocha, mais qui dit de nous, qui nous a fait piazza, un groupe, un story, un canta, un popolo Gors, Benazir. Benazir. Et t'as même dit nous, à Fianca Noi, Lucia, Buto qui dit à Violina di Cece, buonasera Lucia. Allora, la Giulietta a Spelunca Liamana di più grande intercomunalità di l'isola, poi ne faccio parte, come trova una piazza in de tutto questo, sapendo che poi, se posso dire, siete una comune assai ricca, più di un milione d'euro di budget all'anno, c'è scherzo in Corsica di sti tempi. Io abbiamo la fortuna di avere una centrale idroelettrica che ci permette giustamente d'avere il budget e ci permette noi di realizzare in paese parecchie operazioni. Parecchi progetti. Che d'altri comuni un po' non mica giungia fa. Allora bene che facciamo parte di questi 33 comuni, qui, je l'ai dit, bien entendu, il y a la plus belle de la galaxie. Et pour un moment, nous avons un peu de guai à situer notre piazza. À votre piazza. Cette intercommunalité, mais Binara est comme l'Europe. Binara. Mais juste à point, une des communes, c'est un autre phénomène, on se parle assez de Facampa ou rural, et vous avez la fortune d'avoir par étudiants qui sont rigurati en pays. Prima di rispondere, vi propongo di fidula un riporto che abbiamo girato a Rimani con Lionel Luciani e in due si vede uno di sti giorni, fidulemo. Il Lusoro in su, come lo si diceva prima, a quasi 750 metri e qua Zocha. Meno di 100 barsana all'anno, ma assai commerci in due l'abitante si pone in ritrova come questo gruppo di amici, che uno Petro, anziano cavaliere professionale, bene di lasciare un rodione parricino per stallarsi in paese. C'est une pré-retraite, mais avec une vraie envie de revivre au village où on venait que pour les vacances, malheureusement. Et on a toujours eu l'idée de se dire, un moment, on reviendra, et c'est le moment. Donc nous avons fait tous les travaux pour que la maison soit agréable toute l'année, et c'est vrai que, à partir de cette année, nous, ce sera notre port d'attache. Stas in paese Zoglio diede no a vita che lo bulì a Gianmarco. A 32 anni così ha aperto un ristorante vicino all'osteria familiare. Sono andato a lavorare in Ajaccio e a Dio Bolso di Ricola in paese. C'era un'opportunità di aprire qui a contare dei miei parenti perché c'era un bisogno per i clienti. E giusto appunto l'osteria Ubaese di un vero luogo di convivialità in due sfarante generazioni si ritrova a Taluino. Anche questa, non colpa usisco i clienti so pochi. Noi lavoriamo con due agenzie a Cina che ci mandano normalmente gruppi di settembre, di media settembre. Ma quest'anno i clienti sono veramente scherzi. Ma ci sono i corsi che si muovono un po' di più e un compensa mica, ma comunque ci fa già caldo a Ugo. A Zocha ha di noi una carta maestra di prima drinka, di qui che lo parte Ugamino che vi porta un lau di grena, un sito naturale che attira assai niente. È un spazio che è abbastanza vago. Un luogo straordinario, un paradiso. Hein. Quando è posato in su, se non c'è mica rimore, bisogna pare sia un paradiso. E voilà, allora quella del paradiso, se può vedere. Voilà. Mica troppo numeroso perché ci va a fare tanta a natura. Ave cura di natura, di una di ulinta di lelete di Urugione, che per via anzitutto di ugumitato di massicci, cercano soluzioni per regolare la frequentazione di sti luoghi. E allora la mia intesa di questo riporto, certi giovani rigorano un paese di un vero imbusco per la bene. Questa sì che è la nostra vera fortuna. Abbiamo qui più di 20 giovani che hanno scelto di fare la vita e di campare in paese. Questa è una vera fortuna. D'altronde ci sono le possibilità che sono date per il turismo, anche se lui si può dire
che il turismo pone ad altri problemi, come quelli della frequentazione di Uawa Crena. Allora, giusto appunto, sto là di Grena, enfin, a Grena, come voi dite, c'è una vera ricchezza, ma di noi cerchiamo una soluzione per regolare questa frequentazione, ripeto, l'ambiente, per proteggere l'ambiente, c'è un caso di noi in scandalo e da strisiti. C'è una problematica che c'è generale, in questo momento c'è troppa gente che viene, a Corsica c'è la di un tempio, e un tempio non si può mica calcicare di n'importa che maniera. E questa ci ha dovuto trovare una soluzione giustamente allo stesso tempo, per permettere a gente di andare, di promenarsi, di avere questi luoghi che sono vere meraviglie, ma a tempo di rispettare l'ambiente che è una delle nostre principali ricchezze. E allora, altre ricchezze, in questo paese avete culturalmente qualche affare magnifico, come a vostra Iesa. Sì, la nostra Iesa è particolarmente bella, e ci è in grento a Saiesa un triptico che è del XV secolo, di una Vergine con un zitello e a tiraggio in bocca. Qui ben inteso rappresenta un patrimonio eccezionale. Ti avete di noi in questa Iesa pareti pitture e anche un plafond di prima drinka. Ah, questo è poi stato fatto da un paesano di Marignana, detto Pitturello, che ha riuscito a fare in falsità vere sculture e veramente rappresenta di noi qui un patrimonio. E avete di noi nostro patrimonio culturale un monumento ai morti che è particolare in Corsica, spiegateci. Da pressamente tutta la Francia, perché è stato fatto da Elio Ottavi, un succese che ha fatto altri monumenti ancora a Millau in Francia, ma rappresenta mica tutto il passato e la gloria di poveri paesani che sono morti in questa guerra, ma rappresenta soprattutto tutto ciò che l'hanno perso, il suo paese, le sue moglie, i suoi animali, di una vera opera d'arte. Specificità. E allora, abbiamo da passare un microfono a Lucia, perché l'abbiamo visto di noi in un riporto e venendo in Dazoccia, si sente che c'è una parola importante di convivialità fatta a sei veste, gomitato di veste. Ci potete parlare di tutto questo? Sì, allora, con gomitato di veste, principalmente, facciamo o XV d'agosto Santa Maria, posto che è Santa Padrona di Obaese, ma bon, quest'anno non sappiamo mica ciò che abbiamo a poter fare. E di Petausisco? Sì. Ma facciamo di noi soprattutto d'altre veste d'inverno da poter ritrovarsi insieme, come Bastille. Non so mica se voi avete inteso parlare. E i telespettatori vedono e vivono attualmente. Ah, bon, va bene allora. Facciamo i vori tutti insieme e in giorno partecipiamo a preparazione di questa vista. E di una bella convivialità della parola di stasera. Allora, a ringraziarvi i nostri invitati, a ringraziarvi di noi Laurent Comici di Agamera e le nostre squadre tecniche che ogni settimana vi facciano scoprire i nostri belli paesi di Corsica e piatti i vostri almanacchi. Ben arrivi bene, saremo in Capigorso.